Salve a tutti piccoli e grandi lettori, la recensione di oggi è mia, tua, nostra, edizione Mondadori. Questa mattina, come ogni giorno, Lilly è andata a scuola. Questa è la storia di Lilly, che come ogni giorno va a scuola. Con sé ha portato la sua bambola Mirtilla e la mette nel suo armadietto e va a giocare. Lilly gioca tutta la mattina con i suoi compagni, si diverte a giocare alla tombola degli animali, poi ha guidato un'automobile, ha fatto il puzzle, ha preparato dei biscotti, ha riso, ha cantato e ballato, ha giocato con gli altri bambini e un po' anche da sola. Dopo pranzo i bambini sono stanchi e arriva il momento della nanna. Lilly va a prendere Mirtilla ma non la trova. Anche Amalia, la bambina più piccola dell'asse, apre il suo armadietto e dentro stranamente c'è Mirtilla. Inizia così una disputa per la bambola che viene contesa da entrambe le bambine finché non interviene la maestra Gelsomina, che trova una soluzione sia per Lilly che per Amalia, che però ha scordato il suo peluche a casa. Questo è un libro molto interessante. Prende la quotidianità del nido della scuola dell'infanzia, dove i giochi sono a volte motivo di litigi tra i bambini. È molto spesso compito delle educatrici o degli insegnanti trovare un compromesso che sia equo per tutti. I temi principali sono il possesso, l'importanza di capirsi a parole e la condivisione. Per i più piccoli può risultare lungo, anche se ha dei temi che possono interessare la fascia di età 0-3. L'età di riferimento è da 5 anni. Spero che vi sia piaciuta questa recensione. Se sì, mettete mi piace, condividete e seguitemi sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Telegram, su Pinterest e sul mio nuovo blog. Trovate il link in descrizione. Se volete lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate. Grazie, buona lettura da piccolo grande mondo dei libri e...